È stato un anno difficile per tutti, per noi psicologi anche, quindi devo dire che non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava nessuno e abbiamo reagito però bene, secondo me, come categoria professionale. Siamo stati capaci di andare subito online, di rispondere in diversi modi alle esigenze di questa pandemia, delle esigenze che la pandemia ha creato e penso che sappiamo anche che non dobbiamo mollare perché continuerà ad arrivare un periodo difficile e soprattutto nuovo da tanti punti di vista. Penso che parlando dalla voce di questo canale, le terapie brevi saranno sempre più un'esigenza perché ci sarà bisogno di dare risposte forti e veloci a queste nuove esigenze, alle nuove difficoltà che si troveranno ad affrontare le persone. Però, senza voler fare adesso tutto lo spiegone, io direi che chiudiamo quest'anno innanzitutto con i ringraziamenti per voi che avete seguito questo canale. Quest'anno abbiamo superato i 1.000 iscritti, adesso credo siamo intorno ai 1.300-1.400. Poi abbiamo anche da ringraziare Alessio che continuato a seguirci anche da remoto. Ora io registro tutto per conto mio, però lui è l'artefice di tutto quello che c'è dietro. E ovviamente un grazie a tutte le persone che mi danno una mano per continuare a parlare di terapia breve, anche con i feedback, gli incoraggiamenti, i commenti. Quindi, che dire, godiamoci un pochino di piccolo intrattenimento, come è tradizione natalizia di questo canale a fine anno. E ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Ma che stanno a cantare? Mamma mia, vorrei stare in un film dell'orrore. Qua ci stanno gli elicotteri. Che il mio libro cascherà a breve. Via questo, voglio mettere un altro easter egg. In realtà le ho finiti i miei easter egg, quindi non so più cosa mettere. Metto Marino. Questo, come si vede nella seconda parte della terapia con Mary, produce degli effetti. Chi ci sta qua? Marino. Marino. Marino, Marino, YouTube, su Facebook. No! Flavio, dobbiamo fare un discorso. Arriva Mary. Si taglia, è ansiosa e aggressiva. Arriva Mary. Viene. Arriva Mary. Arriva, arriva. Ma potrebbe anche dirtelo perché ha, non so, un che è molto, molto, molto Molto, tipico. Sì, in psicologia sì. No, capito, spesso. è una categoria diagnostica. Ma penso ci sia una tecnica apposta Sì, per... però non la sveleremo prima del quinto anno di video. No, vabbè, ovvio. Bisogna prepararli. Esatto, non ci si può arrivare così. Connessi adesso. Magari lo rifaccio questo, aspetta. Dire, sono questioni di gradi, perché la birra ai gradi, Oh, eh? beh, dai. La devo fare? Sì. Io quanti lo Contatto di gradi? faccia tipo... Gradi? Gradi. In questi casi puoi sempre quella tecnica famosa. In questi è un'altra. Ma in manco inizio. Ma in pratica come funziona la terapia breve? Non lo so. Modo di fare terapia, i piccoli passi. Ribattezzati piccoli cambiamenti. Bravo! Utilizzo una scheda che proponiamo anche nella nostra scuola di specializzazione. Sarebbe Sapevo. sempre quella tecnica che mi sto allenando. Sì, esatto, quello è il vero problema. Infatti non poteva pagare Ericsson e si tenne il Esatto. problema per tutta la vita. Fine.